Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua e questa è la ottava puntata, ragazzi. Come vedete, ho finito il pavimento. Guardate un po', ho sistemato un po' il tutto e ho finito quasi il tetto. Qui non ricordo se c'era qualcosa o no. E nel frattempo che io ho fatto tutte queste cose, il QR è andato avanti. E adesso andiamo a vederlo. Vediamo un po' quanto ha scavato. È il tempo di prendere tutta la sabbia per fare la sandstone e cuocere la sabbia. Penso che abbia fatto molte cose. Andiamo un po' a vedere e poi torniamo qui. Ta-ta-tam. Il ghiaccio. Eccolo il nostro QR, ragazzi. Non sento i rumori di Minecraft, non so se sono io. Ma è così. Wow, la roba. Wow, guardate un po', ragazzi, ho trovato anche una caverna. Scavato un botto. Qui l'acqua sta finendo. Forse è il caso di spegnerlo. Perché? Perché io da quanto so, se aggiungiamo l'acqua mentre è a questo livello di gradi, potrebbe scoppiare. Quindi spengiamo tutto. Prendiamo un po' di cobblestone, che occupa quasi tutto l'inventario. Ok, ora, siccome dobbiamo aspettare che si abbassi di gradi. Vediamo un po' se continua. No. Torniamoci dopo. Quanto è lontano il meteorite? 100 metri. Volevo farvi vedere il meteorite, ragazzi. Quello con il portale del Nether. Così, giusto per farvelo vedere. Non mi era mai capitato di vederlo. Mettiamo la cobblestone in questo zaino almeno. Non siamo pieni. E guardate un po'. Era questo qui, infatti l'altra volta ricordavo che avevo messo il puntino. Però avevo sbagliato meteorite. Eccolo lì, ragazzi. Si vede già il portale. Guardate un po', io non l'avevo mai visto prima di passare di qui. Poi io quando arrivai qua c'erano questi qui, cioè insomma l'ossidiana, e però c'erano anche altri cubi che poi sono diventati ossidiana e non riuscivo a spaccarli, non so come mai, nonostante avevo quello di ferro. Comunque, ritorniamo a casupola, volevo craftare qualcosina, non macchinari questa volta, volevo cercare di craftare l'armatura. Siccome abbiamo molto meteorite, volevo craftare l'armatura. Non sento il rumore di Minecraft, mi dispiace per questo, spero che si sentano sul video, boh. Ma dubito. Ok, adesso si sente. Forse ero io che non mi sentivo. Qui non ricordo cosa stava cuocendo. Ah, ancora il vetro. E qui niente, ok. Ah, qui ho fatto un'altra chest d'oro perché la roba era veramente tanta. Ho messo tutto in ordine. Ho diviso un po' per materiali, eccetera. E qui le api, ok. Qui ho finito. Ho rimesso le scale al contrario, vabbè. Ora volevo craftare l'armatura, ragazzi. Però non ci serve andare a vedere su Too Many Items perché era molto facile. Dobbiamo prendere il meteorite, che l'ho messo qui, credo, sì, 40. Abbiamo tantissimi, ragazzi. Facciamo l'elmetto. Ok, facciamo le scarpe. Ok, la maglietta. E i pantaloni.
Perfetto, con il tasto destro ragazzi, sulle mani si attiva la magnetization, guardate. Ok, adesso brillano infatti. Guardate un po', figata. Fantastico così. Oh, salve. Comunque, ora siamo belli equipaggiati. Cosa volevo fare oltre a questo? Ah, il Meteor Shield, ragazzi. Così abbiamo la testa coperta. Se ci distrugge la casa è un disastro. Meteor Shield, eccolo qui, ragazzi. Vediamo un po'. Cobblestone sotto, redstone al centro e Meteor Chip sopra. Perfetto, anche molto facile da craftare. La cobblestone, se ce l'abbiamo. Soltanto che la redstone ce l'ho da qua, ce ne serve soltanto una. Ok, Meteor Chip e cobblestone. Perfetto ragazzi, Meteor Shield. Andiamo a piazzarlo sul tetto. Io non so quanto copre di cubi, speriamo copra tutta la casa. Mettiamolo magari qui. Perfetto, eccolo qua ragazzi. Guardate che effetto, simpatico. Chissà come fa a proteggerci, non lo so. Interessante. Meteor Shield. Ok. L'abbiamo fissato anche per troppo tempo. Andiamo di sotto. E vediamo un po', siccome questa crafting non mi sta simpatica, volevo vedere qualche crafting differente. Crafting. Ok. Allora, questo va a corrente, credo. Questo monitor. Table, triple, la. Automatic crafting table. Oppure hollow. Hollow. Glass crafting table, che yard questa. Proviamo un po' a farla, tanto ce l'abbiamo quelle lì. Eccole qui. Vediamo un po'. Ma non funziona. Va. È farlocca, ragazzi. No. Ok. Proviamo un po' questa qui allora. Alla cobblestone. Chest e crafting, legno e oro. Auto workbench. Boh, vediamo un po', poi vediamo magari anche questa. Proviamo a fare. Comunque, ci serve una chest. E non abbiamo un'altra volta il legno, no. No, non farmi questo. Che tristezza ragazzi, sto legno. Dovremmo averne una caterva, invece ce lo siamo finito tutto. Andiamo un po' a prenderne un po'. Ah, guardate un po', qui hanno finito l'orto. Costruiscono più velocemente di noi ragazzi. Ripiazziamoli almeno, se no ce li finiamo. Ok. Guardate come ci arriva tutto addosso. È comodissimo. Con la magnetization. Ok. Diventiamo anche questi due. Accendiamo di sotto. Dobbiamo mangiare anche qualcosa, ragazzi. Mi sa, non ho più bistecche, non lo so, forse poche. Ok, ora abbiamo parecchio legno, 64, perfetto, più 24, la facciamo la chest e ok, la crafting table, poi ci serviva la cobblestone e l'oro, ok, l'oro, questo,
Ah, ce l'abbiamo già questi. Allora, se non sbaglio era in questo modo. Crafting qui, chest qui, e cobblestone e legno. Ok, automatic crafting table, ragazzi, mettiamola un po' qua. Ok, troppa roba, già non ci sto capendo nulla. Vabbè. Se invece facciamo il workbench, quello lì, vediamo un po'. Work, questo qua. Ok, le wood gear. Proviamo un po' a farle, eh. Vediamo allora. Ok. E la crafting table. Facciamo così, così e così, perfetto. Mettiamola un po'. Spacchiamo questi. E rimettiamo le furnace qua. Perfetto. Ok, questa c'ha la chest, questa no. Però queste mi sa sono lente. Vediamo un po' se c'è una furnace un po' diversa, fatta meglio. Ah, possiamo fare la Powerade. Questa qui. Bricks, machine frame e questo. Ok. Allora, la clay l'avevamo, mi sembra. Andiamo a vedere qui. Allora, clay, 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 no. Eccola qui, ce l'abbiamo. Non ricordo se dovevamo fare. Allora, le borse. Ok, svuotiamole. Mettiamo qui. E mettiamo qui. Magari non tutte. 5 bastano. Ok, facciamo i mattoni con la clay. Poi prendiamo. Sbaglio sempre chest. Ferro e oro e ferro. E il glass. No. Il glass ce l'abbiamo. Ok, dobbiamo fare. Ok, la redstone. Scordo sempre qualcosa. Proviamo un po' a usare questo. Allora, redstone, redstone. E facciamo questo qui. Che non me lo fa. Forse va a corrente. Vediamo un po' invece questo. Ok. Ah, ci vuole tempo, ragazzi. No, è un disastro così. Poi ci serve questo qui. Un altro meteorite, ragazzi. Però noi abbiamo questo qua. Meteor Shield. Allora era così. Così. E così. Perfetto. Machine frame. Vediamo un po' se ha fatto. Sì. Sì, perfetto. Ora facciamo. Il brick, ah, ce ne servivano due di brick, ragazzi. Vai, vai. Usiamo con tutta questa cobblestone che ci impiccia. Oh, quanto ne abbiamo. Allora, dobbiamo fare un altro. Questo qui. No, 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 questo dicendo. Un altro brick, quindi altra clay. Dai, dai, veloce. Ok, ragazzi, ho aspettato che cuoceva da solo e avevo interrotto io. Allora, perfetto. Ora possiamo fare i due blocchi. Perfetto. Ok, blocchi così, il copper. Perfetto. Ci manca il copper. Copper, ecco qui. Allora, il copper. I brick, machine frame, questo qui e la redstone. Ok, powered furnace, ragazzi. Facciamo così e mettiamo magari qua. Perfetto. Funziona sopra giù uguale al pulverizer.
Ok, dovremmo fare anche l'engine, eccetera, eccetera. Comunque, vediamo un po'. Altre furnace. Iron furnace, quelle elettriche. Induction, non so qual è. Furnace cart, queste qui, wow, non le ho mai viste. Steel, copper. Forse sono solo rivestite, ragazzi. Furnace Ether, Slag Furnace, Open Earth, insomma sono parecchie, non so neanche cosa cambia tra tutte queste. Boh. Ok, abbiamo craftato qualcosa ragazzi in questa puntata, penso che ci vedremo molto presto perché saranno più brevi gli episodi e di più, quindi ne farò di più, non mi creerà molti problemi, guardate. Forse l'ha lanciato il Metal Shield quello. Basta che non ci fa. Cioè, basta che permette comunque di far cadere i meteoriti. Se no non ne troviamo più. Poi, ragazzi, inizieremo anche con. Ecco un altro. Guardate. Inizieremo anche con le api, eh. Poi vedremo meglio cosa fare. Ok, vi sto per salutare, ragazzi. Guardando il Metal Shield. Vi saluto, ciao!